In prossimità del Natale la tavola dei napoletani si prepara a essere ricca e opulenta, come vuole la tradizione. A fare da padrone nei cenoni della vigilia è il pesce, alimento sano, pregiato, che dà alla tavola i sapori della festività. Noi che siamo del popolo napoletano ci teniamo a queste feste perché ci riuniamo in famiglia e quindi vogliamo comunque festeggiare tutti quanti insieme. E, diciamo che il pranzo di Natale, appunto, essendo una festa, noi cerchiamo di preparare, di imbandire la tavola e portare comunque e sempre prodotti di qualità. Un bel antipastino fatto con frittelle alle alghe, con fritto misto. Poi partirei con un bel linguino all'astice, vongole, che sono del nostro Mediterraneo e che sono buonissime, un bel trancio di pesce spada. Una tradizione, quella del pesce, regolamentata da rigidi controlli sanitari a tutela dei consumatori, come ha affermato Giovanni Gaglione, responsabile dei punti vendita della Tirrenica, nel corso dell'apertura a Casoria, in via Principe di Piemonte, del nuovo punto vendita, seguito anche dalla diretta di Radio CRC targato Italia. Noi per i consumatori abbiamo una garanzia molto vasta, perché noi abbiamo controlli sanitari tutti i giorni, soprattutto quando arriva il pesce fresco, che sono tutti di provenienza del mare italiano. Abbiamo queste tracciabilità di tutti i nostri prodotti e i nostri articoli. L'azienda sanitaria ci accompagna in questo nostro cammino in modo tale da dare ai consumatori sempre e comunque un prodotto di ottima qualità.